Cari amici, ben ritrovati. Guardiamo insieme la situazione meteoclimatica. Fino al weekend trascorreremo giornate tranquille, poi è previsto un peggioramento al settentrione e contemporaneamente una ripresa della calura al sud. Sarà comunque una scaldata temporanea, considerato che la perturbazione arrivata al settentrione entro lunedì 23 si propagherà a tutta Italia. Ma per adesso l'alta pressione delle Azzorre domina pressoché incontrastata su tutta l'Italia. Il tempo permarrà dunque ben soleggiato e gradevole, anche se tra oggi e venerdì 20 un prologo temporalesco è atteso lungo le Alpi, come abbiamo detto, mentre tra sabato 21 e domenica 22 sarà una vera e propria perturbazione a scompaginare i piani dell'estate al settentrione. Rovesci e temporali guadagneranno buona parte del nord e del centro, determinando un calo generale delle temperature. Nel contempo il fronte richiamerà aria più calda verso il sud, dove la colonnina di mercurio si porterà alcuni gradi al di sopra delle medie, facendo tornare il recente caldo africano. Tuttavia, l'aria fresca conseguenza delle perturbazioni citate farà sviluppare qualche beneficio temporale anche al sud, ma solo nella giornata di lunedì 23, mettendo fine al tentativo dell'Africa di ripetere i copioni precedenti. Ma dopo questa scodata temporalesca, l'alta pressione delle Azzorre riprenderà le redini, proponendo un'altra fase di tempo soleggiato e stabile con clima gradevole. Ma vediamo adesso cosa accadrà per la giornata odierna sulla nostra provincia. Torna, come abbiamo detto, il caldo proprio a partire da oggi. Non sarà un'ondata simile a quella della settimana scorsa, ma qualche punta termica elevata sarà possibile, specie nella giornata di venerdì. La giornata odierna sarà serena e soleggiata, con temperature ancora gradevoli, comprese tra 33 gradi durante il giorno e minime di 22 nella notte. Venti di debole intensità soffieranno da nord-nord-ovest ed il mare nel canale sarà poco mosso. Sul versante tirrenico bel tempo e caldo, le temperature anche qui si porteranno ai 30 gradi diurni e minime di 23 nella notte. Venti moderati soffieranno da nord-ovest e da ovest di debole intensità nella sera ed il mar Tirreno sarà poco mosso. Sul versante ionico ampio soleggiamento e caldo, con temperature che nella media climatica del periodo si porteranno ai 31 gradi diurni e minime di 22 nella notte. I venti di debole intensità soffieranno da sud, ruotando poi nella sera da nord-ovest ed il mar Ionio sarà poco mosso. Nella giornata di venerdì 20 luglio pressione in graduale calo al nord con instabilità in aumento già dal pomeriggio. Rovesci e temporali sono previsti su Alpi e Prealpi, mentre resta ancora soleggiato sul resto del nord, al centro-sud e sulle isole, con caldo sempre intenso. Ed infatti al sud bella giornata di sole su tutte le regioni, con qualche velatura lungo i litorali tirrenici, con caldo ancora intenso e a tratti afoso, con picchi di 38-39 gradi specie sulle pianure. Ed anche sulla nostra provincia soleggiato e caldo con temperature in ulteriore aumento, comprese tra 34 e 20 gradi. Venti di debole intensità soffieranno da nord ed i mari saranno poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.